Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi farò un'altra pagina da aggiungere al mio quaderno dei progetti. Quaderno del quale ho già fatto dei video sulla pagina centrale e sulla pagina di retrocopertina. Per fare la pagina di oggi ho deciso di utilizzare questa carta di riso di stamperia. Utilizzerò questo stencil sempre di stamperia. Varie paste, il solito colore per fare le ombre e ho deciso di utilizzare questi colori metallizzati stamperia che sono un azzurro chiaro, un azzurro scuro e un rame perché voglio provare a fare un qualcosa dove c'è un qualcosa che verrà come colore con il marrone di base e con della punta di bluette metallizzato perché l'accostamento marrone e azzurro a me piace molto e quindi voglio vedere un po' cosa viene fuori. Poi utilizzerò ancora della stone paper perché voglio ritagliare delle farfalle e incollarle sulla stone paper e metterle poi in rilievo sul mio layout. E in questo momento, non mi viene in mente nient'altro perché tanto, come dico sempre, comincio il lavoro più o meno, ho un'idea in testa, ma poi man mano che lo sviluppo mi verrà in mente cosa fare. Quindi se utilizzerò qualcos'altro lo vedrete. E mentre giro il video. E detto questo, partiamo col progetto di oggi.
Anche il video di oggi è finito, questo è il risultato finale. Non so se si riesce a vedere bene dal video l'effetto metallizzato che ho ottenuto utilizzando i colori metallizzati di stamperia. E questo è l'abbinamento marrone-azzurro di cui vi parlavo. Non ci resta che unire questo layout e questa pagina al mio quaderno dei progetti. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se vi fa piacere lasciate semplicemente un commento. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E come dico sempre, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!